La pace del Signore sia con tutti noi. Miei cari, nella grazia ancora questo pomeriggio vorrei presentarmi a voi con un grande saluto di una grande benedizione. Una benedizione che il Signore ci vuole donare a tutti quanti, perché più ci avviciniamo al Signore, più il Signore si avvicina a noi. E questa grandezza della gioia del Signore oggi ci vuole, attraverso la sua parola, in Salmo 90, l'ho scritto qui sopra nella chat, ci vuole invitare a comprendere ciò che il Signore vuole da noi. Il nostro patriarca Mosè scrisse questa piccola preghiera. Mosè, uomo di Dio. Noi conosciamo il nostro patriarca Mosè quando ne fece di cose belle. E il Signore addirittura parlava con lui a tu per tu. Tanto che un giorno la luce del Signore lo rifletté in tutto il corpo e addirittura si dovette coprire con un velo mentre i suoi compagni si avvicinavano a lui, venivano spolvorati da quella luce e non lo potevano guardare. E si dovette coprire, perciò riconosciamo quanto fu grande questo nostro patriarca Mosè. E stasera, prima con un piccolo file, vorrei mandarlo in onda, il file MP3 del Salmo 90. Ascoltiamolo. Salmo 90, preghiera di Mosè, uomo di Dio. O Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Avanti che i monti fossero nati, che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, in eterno ed in eterno tu sei Dio. Tu fai tornare i mortali in polvere e dici: ritornate, o figliuoli degli uomini, perché 1000 anni agli occhi tuoi sono come il giorno di ieri quando è passato, e come una veglia nella notte. Tu li porti via come in una piena, son come un sogno, son come l'erba che verdeggia la mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è segata e si secca. Poiché noi siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo cruccio. Tu metti le nostre iniquità davanti a te e i nostri peccati occulti alla luce della tua faccia. Tutti i nostri giorni spariscono per il tuo cruccio. Noi finiamo gli anni nostri come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni. E quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne volam via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo cruccio secondo il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a così contare i nostri giorni che acquistiamo un cuor savio. Ritorna, o Eterno, fino a quando? E muoviti a pietà dei tuoi servitori. Saziaci al mattino della tua benignità e noi giubileremo e ci rallegreremo tutti i nostri. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sentito il male. Apparisca l'opera tua a pro dei tuoi servitori e la tua gloria sui suoi figlioli. La grazia del Signore, il Dio nostro, sia sopra noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Gloria a Dio. Come abbiamo potuto ascoltare questo bellissimo file,
che il Signore veramente ha dimostrato la grandezza di Mosè nello scrivere questo testo. Noi sappiamo che la Bibbia è stata scritta da uomini, uomini che il Signore si serviva, chi erano celibi, chi erano poveri in spirito, poveri uomini, ma Dio li fece grandi. Noi sappiamo quando Mosè è stato in grandezza. Io ho sentito molto parlare di Mosè e ho sentito parlare molto della sua storia, ma tutti arriviamo a commettere degli errori. Anche Mosè si adirò e quel punto di adirò Dio non gli permise di entrare nella terra promessa. Noi sappiamo che Mosè dovette spogliarsi sopra il monte e dare tutto quello che era in lui a Giosuè. Noi sappiamo che lui pregò di poter mettere i piedi nella terra promessa, ma Dio non glielo permise. Non gli permise di mettere i piedi, perché chi sbaglia con il Signore e con il Signore non bisogna sbagliare, miei cari. A volte magari immaginiamo che tutti possiamo sbagliare, è vero che tutti possiamo sbagliare, ma ci sono degli errori che non ci possiamo permettere. Mosè si adirò. E così a volte anche noi ci adiriamo con dei fratelli, con delle sorelle, anche con il papà, anche con la mamma, con i parenti, ci adiriamo con tutti, ma non comprendiamo cosa Dio quest'oggi ci vuole dire con questo passo. La nostra vita in questo passo ci inoltre che un uomo magari può arrivare a 70 anni, 80 anni, la vita regente di forza e poi avviene la debolezza. Ma in questi anni che abbiamo la forza, che il Signore ci dà la forza di resistere e di procreare, oggi addirittura un amico, mentre pregavamo insieme all'ultimo, all'inizio mi prese per un uomo a 70 anni. Ci ho detto, fratello, sarà che mi vede per la prima volta? Io non mi identifico a 70 anni, perché già a 70 anni la mia vita è quasi finita. Certamente ce ne avrò ancora poco per arrivare a 70 anni, però questi 7 anni me li voglio godere, fratello, se tu lo permetti. Oggi la brevità dell'uomo diventa sempre più breve. Addirittura i nostri conduttori qui nella regione italiana sta identificando che in pensione l'uomo ci deve andare a 70 anni. Prima a 60, 65, ora a 70 anni. Perciò no? Vale la pena lavorare con i contributi, perché arrivata a 70 anni forse facciamo il trapasso per andare a incontrare ciò che la nostra vita ha preparato, che ha preparato una vita di lusso sulla via larga, attenderà quel processo del nemico. Chi ha preparato quella via che stiamo preparando, i figli di Dio, quella strada stretta, angustia, che sembra curva e ci viene in angustia passare, ma quando abbiamo passato da quella via ne usciremo
più che vincitori. Ora, questa brevità umana, che non solo fisicamente, anche ci mette anche il nostro Stato, dicendo che la pensione bisogna godersela dopo 70 anni, va bene. Ma gloria a Dio che abbiamo Dio che ci procura il cibo, perché se fosse per la pensione, sicuramente moriremo tutti di fame. Tra che il lavoro non ce n'è più, il mondo sta andando alla deriva, tutto sta andando allo sconguasso. Perché? Perché la vita si è allontanata dalla fonte, della radice di Dio. Vedete? Quando l'uomo si allontana dalla radice di Dio, tutto ciò che è sotto i suoi piedi crolla. Crolla. Si vede sprofondare nella melma. Scusate che uso questi termini, ma devo farlo, perché se no il nostro cervello non percepisce ciò che voglio dire stasera. In questo passo Mosè pregò, Signore, tu sei stato per noi un rifugio. Per te, mio caro amico, amica, per te il Signore è stato un rifugio? Oppure non hai voluto sapere mai? Se è stato un tuo rifugio il Signore, qui questa preghiera di oggi ti consolerà. Perché dice, tu sei stato un rifugio di età in età, prima che i mondi fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità. Tu sei mio Dio, tu fai ritornare i mortali in polvere, dicendo ritornate, figli, uomini. Mi spiego cosa vuole dire la parola di Dio? La parola di Dio è una spada che taglia al centro, diritto, fino al midollo. Se tu hai camminato correttamente davanti al Signore, oggi non hai niente da temere. Ma se tu hai deviato a destra e a sinistra, come ho deviato io, mettiti in ginocchio e prega il Signore come ho pregato io. Amico, sorella, fratello, Dio ti sta aspettando, perché la parola di Dio è una spada a doppio taglio. Vedete, scende e taglia, sale e taglia, a doppio taglio. E chi viene nel mezzo di quella spada viene tagliato e spezzato in due. Perciò vogliamo oggi andare verso il Signore con che cosa? Con fermezza, con umiltà. Questa umiltà proviene dal nostro essere. Dio ci ha creato in un modo stupendo. La parola di Dio dice, tu sei stato creato a mia immagine. Io sto guardando nella webcam dove sto registrando e mi vedo diverso. Altro che oggi uno mi ha detto, Angelo, sembri uno a 70 anni. Io mi vedo giovane, come si vedeva Giosuè, giovane, quando è arrivato al suo culmine della sua vita, quando Tiera ancora aveva forza e galoppava e ha condotto tutto il popolo alla liberazione nella terra promessa.
Non è che io mi voglio identificare come Gesù e come esempio altre persone, ma sto dicendo il Signore mi ha riempito, mi ha sanato, mi ha dato gioia e questa gioia si riflette adesso, al di fuori di me, per voi. Chi è consapevole la fede. Questo è il concetto di stasera nell'amore e nella gioia del Signore. Siamo coscienti di ciò che dice la parola del Signore? E nel versetto 4 dice ancora, perché 1000 anni sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri, che è passato come un turno di guardia di notte. Tu li porti via come in una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e inaridisce. Vedete, a volte in questi due versetti noi ci identifichiamo a volte giovani, forte, vedete? Giovane, forte, non abbiamo bisogno del Signore, non abbiamo bisogno di nessuno. A volte il papà, la mamma ci dice, figlio mio, stai attento, non sbagliare, stai attento che lì vai in una strada buia, stai attento lì, sei e ti stai addentrando verso una strada di mala condotta. Stai attento, figlio mio. Ma sì, io sono forte, io non ho bisogno di nessuno, io così, io colà. La mattina siamo forti, la sera ci dice la parola secca l'erba. La mattina è verde, la rugiada risplende nel sole e la sera viene falciata. È come quando quell'uomo si sente forte, forte, e a un tratto tutto gli crolla, come nel pantano, nel fango, perché non ha messo tutto ai piedi di Gesù. E oggi vogliamo andare ai piedi di Gesù, dare la priorità, perché la priorità è la prima cosa che il Signore desidera. Vogliamo fare un progetto? Mettiamoci in preghiera. Preghiamo. Diamo lode al Signore. Vogliamo fare una festa? Preghiamo. Vogliamo dirigere un qualcosa? Preghiamo. Mettiamo davanti a Dio. Se Dio ce lo concede, ce lo fa sapere. Aspettiamo il suo consenso, ogni cosa che facciamo e vediamo che quella qualcosa che iniziamo viene per incanto, per fede, sboccia, fiorisce, la vediamo con la gioia del Signore, ogni progetto risplende, abbiamo i beni meriti di tutti, tutti ci chiamano e ci applaudiscono, non perché abbiamo la vanagloria, no! Quando c'è Dio che benedice, Gesù che benedice, tutto quello che facciamo viene riflesso, come un riflesso, ma non è un riflesso come nel pozzo che vi ho parlato 2 video fa. No! Un riflesso stabile, aderente, un miraggio perfetto, un miraggio stabile. A volte diciamo, ma cosa sono questi miraggi stabili? Sono miracoli. Miracoli che avvengono senza che tu te ne accorgi. La mattina ti svegli e ti vedi ciò che hai chiesto. A volte qualcuno dice, ma è possibile? Certo. Sapete cos'è la fede? La fede sono circostanze di cose che non si vedono.
che si manifestano nell'amore di Dio. E chi ha fede vede questi miracoli avvenuti. Io ho fede, ho avuto fede. Sì, ho sbagliato tante volte, ma Dio è stato grande. Mi ha tirato fuori dal fango, addirittura mi ha tirato per i capelli. E come vedete, mi mancano dei capelli. Ma ringraziate a Dio che mi ha tirato fuori dal pantano. E questo lo devo a lode e gloria a Dio e a Gesù. Perché se così non fosse, io non sarei qui a parlarvi di Dio e di Gesù e di ciò che ha fatto nella mia vita. Oggi vogliamo rendere grazie e gloria a Dio per quello che fa. E vogliamo tornare al nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è oggi di fare la volontà di Dio. Sì, ma mi dirai tu, fratello, io non sono capace. Non sono capace. Chissà quanti anni è che tu sei nella fede, hai avuto esperienze. No. No, mio caro. No, mia cara, lo spirito che hai tu è come quello che ho io. Il Signore quando colpisce, colpisce te e colpisce me. Quando Dio grazie a te, grazie a me, all'istante anche tu, se stasera piegherai le ginocchia, sarai benedetto da Dio in Cristo Gesù. Vedete, miei cari, nella grazia, purtroppo avete sentito la sveglia che avevo puntato. Il mio tempo sta per scadere per questo video. Mi dispiace tanto. Magari dovevo cominciare prima, ma ogni cosa è bontà di Dio, perché io ho messo tutto nelle mani di Dio. Ma ci sarà modo di poterle divulgare ancora questa parola del Signore nel Salmo 90, perché il Salmo 90 è la nostra vita. La nostra vita di adesso è la vita futura. Perché qui ci parla, abbreviando, quasi negli ultimi versetti, vi do un anticipo, dove dice, nel versetto 15 dice: rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. Nel versetto 16 ci dice: sì, manifesti in tua opera, la tua opera ai tuoi servi, e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rende stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Vi ho accennato gli ultimi versetti perché devo chiudere il video per un impegno che mi sono preso anteprima. Ma non finisce qui, perché il mio cuore è con voi. Vedete? Il mio cuore è con voi. Con voi è il mio cuore. È vostro. E di nessun altro. Perché Dio lo dà a Dio e Dio lo riflette a voi. Perché Dio ama me e ama anche voi. Voglio pregare una piccola preghiera di benedizione per chi ha potuto comprendere quella piccola cosa che volevo dire. Affrettiamoci ad entrare nella grazia di Dio attraverso Gesù. Perché quando saremo dentro la grazia di Dio, per noi avviene la felicità
eterna, vogliamo chinare i capi e pregare. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che stai facendo nella nostra vita. Padre Santo, ti voglio ringraziare ancora per come tu mi stai uncendo dall'alto. Sì, Padre, ti voglio ringraziare e lodare per quello che tu mi stai facendo fare, perché non si muove un capello senza il tuo consenso. E se oggi sono qui alla tua presenza e alla presenza in diretta per tutti, c'è un motivo. E oggi, Padre, ti chiedo nuove unzione di poter incamminarmi ancora in più profondità e in altezza. Perché in profondità e in altezza? Perché un albero va in radice e in altezza, in crescita e in statura. Signore Padre, infondi in me ciò che tu hai desiderato nel tuo piano divino. Ti ringrazio ancora per me e ti voglio pregare per tutta l'umanità. Benedici tutta l'umanità, benedici tutti i miei fratelli, sorelle, amici e anche i nemici, Signore. Se ne abbia ancora qualcuno, stendi le tue mani, Signore, e benedicili tutti quanti. Uno per uno, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Padre Celeste, per ogni cosa. Ti prego di benedire ancora i nostri familiari. Benedici ancora mia moglie, i miei figli, mia nuora, mio genero, i miei consuoceri, i miei nipotini, ancora i miei fratelli, sorelle, amici e tutti quanti. E anche i nemici, se ne abbia ancora qualcuno che possono diventare meglio dei miei amici. Grazie, Padre. Ancora buon Padre Celeste, ti chiedo nuove unzioni, non soltanto per me, ma per tutta la tua sposa, la tua chiesa, i tuoi pastori, i tuoi ministri, i tuoi evangelisti, tutti quanti che si adoperano per la tua gloria, Signore, diffondi in tutti sapere, amore, potenza, ricchezza, sia spirituale che materiale. Sì, Signore, e ti voglio pregare, Signore, che questa disoccupazione mondiale finisca. Adesso! Grazie, Padre. Adesso! Ma sia fatta non la mia volontà, ma la tua, Padre. La tua volontà, Padre. Io ne avrei tanto piacere che finisse adesso. Ma sia fatta la tua volontà, Padre. E non la mia. Ti ringrazio, Padre. Ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Mie cari nella grazia, vi abbraccio come se fossimo qui di presenza, così sento il vostro calore nel mio corpo. Sì, è un grande bacio a tutti. A tutti. Dio ci benedica. Chi ancora per la prima volta sta vedendo questi video, può digitare il mio sito che lo apro subito. E ve lo dico anche, ecco, ve l'ho mandato nella chat, il mio sito è www.gesulalucedelmondo.it. Ripeto, www.gesulalucedelmondo.it, tutto unito. Digitate questo sito, troverete migliaia e migliaia e migliaia di siti all'interno. Video, predicazione, inni e tutto quanto possa traboccare nella vostra vita in santità, in pace, felicità, benessere. Guardate quante cose.
che in questo momento vi sto mangiando. Afferratele, afferratele così, stringetele un pugno e non li mollate, perché sono tutti per voi. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Buona serata a tutti. A fratello Angelo Piccone. Amen.